L'ultimo bicchiere di Klingsor è l'ultimo romanzo tradotto in italiano dello scrittore svedese Torgny Lindgren, morto qualche mese fa dopo una lunga malattia. L'editore, come sempre, è Iperborea. Di che cosa parla questo romanzo? Il vecchio Klingsor ha una bizzarra abitudine: alla vigilia della Pentecoste prende un bicchiere, il liquore prodotto da lui, e se ne va nel bosco. Qui si ubriaca sino a perdere i sensi. Il mattino dopo se ne torna a casa e per un altro anno lavorerà come sempre. Ma dimentica il bicchiere su un ceppo d'albero. Forse anche per questo diventerà stemio. Molti decenni dopo il nipote va nel bosco e ritrova il bicchiere, al quale è successo qualcosa di singolare. Era stato abbandonato su un ceppo storto e negli anni si è raddrizzato da sé. E quando viene messo su un piano orizzontale, appare inclinato. Non c'è da stupirsi. Nel Västerbotten, la regione della Svezia dove è ambientato il romanzo, succede anche di peggio. Le pietre si girano verso il sole, le intere fondamenta di case si spostano da una proprietà all'altra. Il giovane Klingsor porta a casa il bicchiere e fa un'osservazione che in realtà è una rivelazione che cambierà il corso della sua vita. La materia morta non è morta e Klingsor diventa un artista. Siccome non sa nulla di arte, si iscrive a un corso di disegno per corrispondenza, poi di pittura e inizia a produrre le prime opere. Il suo insegnante, che poi si scoprirà essere una donna, lo incoraggia e dopo molti anni si incontreranno e si sposeranno. Ma lui è un artista sui generis, perché dipingerà sempre e solo nature morte e la sua arte non evolverà granché. Andrà anche a Parigi, ma non frequenterà alcuna scuola o atelier di pittura. A Stoccolma si iscrive sì all'Accademia d'Arte, ma non entrerà mai nelle aule, preferendo sedersi all'ingresso a dipingere ancora e sempre nature morte. Tanto che tutti lo scambieranno per l'usciere. Lindgren è riuscito a confezionare una storia molto ironica, ma soprattutto molto profonda, perché ancora una volta indaga su che cosa sia l'arte, il suo fine, la sua potenza inaudita, capace anche di travolgere chi non ha forse molto talento, cambiando però per sempre la sua vita. Il finale non lo rivelo affatto. Delle sue opere, dai titoli bizzarri come Caraffa incrinata oppure ciotola di ceramica con frutta, non rimane nulla. La storia è narrata da quelli che in principio paiono interessati all'acquisto della casa natale di Klingsor. In realtà vogliono scrivere un libro su questo inaudito artista del loro piccolo paese. Chi ama e apprezza Torgny Lindgren ritroverà in questo romanzo temi cari a questo autore. Di solito i protagonisti delle sue storie sono personaggi bizzarri, con un talento particolare oppure nessun talento, ma sono persuasi di averlo e per questo fanno della loro vita un'avventura irripetibile e tutto sommato divertente. La lezione finale di questo romanzo? Klingsor non dipinge mai ritratti, preferisce le nature morte, forse perché non sono ambigue come gli esseri umani, che non si capisce mai cosa sono veramente, cosa pensano e cosa nascondono. Alla prossima e come sempre, non per la gloria, ma per il pane.